Grazie amici di Cantù, siamo arrivati quasi alla fine del viaggio, fateci sentire un po' del ritmo del treno, lo vogliono sentire loro. Perché adesso se vi girate bene ma continuate a battere le mani, potete vederlo anche voi. Potete vedere la stazione, stiamo per arrivare alla fine di questo nostro lungo viaggio. Andy, can you see it? The end of the trail, la fine della ferrovia. Potete vederlo anche voi. Anche se vediamo la fine, la domanda resta sempre la stessa, quella con cui abbiamo iniziato questo viaggio stasera, ovvero non dove va il treno, ma da dove è partito. Da dove è partito questo lungo treno del mistero che ci ha accompagnato attraverso l'America questa sera? Ok, forse una risposta ce l'abbiamo, forse è partito da Memphis, 1955, studi della Sun Records, un giovane ragazzo bianco col ciuffo impomatato e col fianco facile. Train a ride. No, allora no, allora è partito molto prima, 1953, Junior Parker e la sua voce di velluto, è stato lui a far partire questo treno che sembra non volersi fermare. È stato Junior Parker a scrivere la canzone Mystery Train, è stato lui, ecco, ci siamo, abbiamo visto dove è iniziato il nostro viaggio. No, ma aspettate un secondo. C'è chi dice qui che Junior Boy la sapesse lunga e che mentre scriveva Mystery Train avesse bene in mente la canzone della Carter Family, Worried Man Blues. Ma allora siamo dal punto di partenza. Abbiamo iniziato con la Carter Family e finiamo con la Carter Family. Allora questo viaggio è veramente senza fine. Quando finirà questo viaggio? Quando si chiuderà questa parabola infinita? Quando si chiuderà questo cerchio enorme? Will the circle be unbroken?